Eccoci qua, Pasquale Viscanti, in una nuova puntata del podcast IA spiegata Semplice. Ciao ragazzi, semplice. come state? Ma Freschi, caldi, come state? notavo le wave del microfono, bam bam. Quando Sì, parlo quando io, parla eh? Pasquale, abbassate un po' il Abbassate un volume. po' il volume, è vero. Oppure abbasso io la voce. Allora, benissimo, appena tornati da Shanghai in Cina, seppur virtualmente, ma insomma lì che si è tenuta l'evento, la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale. La World Artificial Intelligence Conference, che di solito sì, si tiene in Cina, si tiene a Shanghai e quest'anno ha messo un piede in Europa online. Sì, bello, una bella avventura, una bella esperienza, grazie a voi, insomma, che continuate a seguirci e quindi, insomma, questi ci seguono anche loro alla fine, Ci seguono anche loro, sì, magari per chi se la fosse persa, dai, no? Dai, diciamolo, noi bello. eravamo protagonisti in una giornata, appunto la giornata dedicata all'Europa. Con un intervento che abbiamo fatto insieme a tre Sì, aziende del nostro osservatorio. esattamente. Con tre aziende abbiamo parlato di come l'intelligenza artificiale può ridurre i costi del customer service e aumentarne le performance. Molto molto Già. interessante, andate in giro a cercarvelo, vedete che c'è tanta roba. E allora, a proposito di questo, Pasquale, partiamo perché c'era anche una competition tra startup. Sì, è vero, c'era una competition tra startup, ovviamente, e tra l'altro ricordiamo che il WAIC è forse tra i più grandi eventi internazionali legati all'intelligenza artificiale e ovviamente, oltre ad avere degli interventi, insomma, divulgazione, formazione, eccetera, eccetera, all'interno c'era questa competition tra startup, chiaramente legate al mondo AI, e chi ha vinto, Giacinto? E ha vinto un'azienda italiana, quindi molto bello, che si chiama ASC27, del nostro amico, insomma, Nicola Grandis, perché abbiamo fatto diverse chiacchierate con lui. Bravo Nicola, il software si chiama Asimov e promette di aiutare e supportare il mondo dell'editoria e della comunicazione. Insomma, il lavoro del giornalista, quello di cui abbiamo parlato anche con Aldo Fontana Rosa, no? Che Come sta no? cambiando nel tempo, beh, qui a due passi dalla Piazza San Pietro c'è ASC27. Allora dai, date un'occhiata, Bravi. soprattutto se siete in questo mondo e ovviamente bravi, bravi, bravi. Forza Italia. Forza Italia, perché insomma si vince anche in Cina. E allora, prima di passare alla prossima, Pasquale, che ha a che fare con il mondo dell'arte, volevo ricordare che a settembre, dal 23 al 25, si terrà a Firenze un evento che ha come focus l'intelligenza artificiale, ma molto all'interno del mondo dell'arte, della moda, della cultura. Performia, direttamente organizzato da Polaris, Esatto. per chi ha partecipato alla AI Week di quest'anno, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale, Polaris era tra gli speaker, ha fatto un intervento strepitoso e ha organizzato questo evento, sì, e noi siamo partner Siamo lì e dell'organizzazione e saremo lì. saremo lì, sarà forse la prima apparizione pubblica post pandemia. Quindi, insomma, se avete voglia di incontrarci, andate velocemente sul sito di Polaris Engineering, lì trovate l'area dedicata a Performia. Bisogna iscriversi perché, insomma, chiaramente non ci si può essere in tanti davanti all'evento fisico, pertanto sarà importante iscriversi e farsi selezionare, no? Farsi selezionare, esatto, poi tra l'altro sul nostro gruppo Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, il gruppo Facebook, stanno andando in diretta Sì. dei momenti in cui presentiamo e ci avviciniamo all'evento, più o meno tutti i venerdì, quindi magari per i più smanettoni, per chi ci segue soprattutto sulla parte Facebook diretta, eccetera, siamo lì con i protagonisti dell'evento. Bello, e allora continuate a seguirci ogni venerdì, siamo là. Passiamo, Pasquale, restando nel mondo dell'arte, della cultura in generale, ci spostiamo a Milano dove al MUDEC, che è un evento, una fiera, c'è presente un progetto che si chiama Robot The Human Project. Sì, c'è andato il mio amico guascone smilzo Guasconazzo. Marcuccio che salutiamo al Museo della Cultura a Milano. E quest'anno, tra l'altro, è ancora attiva la mostra, lo sarà fino al Sì, primo di agosto. agosto. Potete andare a dare un'occhiata, ci sono un po' di robot che circolano in giro. Eh sì, bello perché insomma un po' di istituti di ricerca italiani hanno portato un po' di innovazione, c'è l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, c'è l'ITT di Genova, dove insomma l'obiettivo è far notare, capire, comprendere all'essere umano che il robot è più un supporto, no? Il concetto di co-robot, cobot,
perché il robot può davvero aiutare noi esseri umani, no? Assolutamente sì, noi ve la segnaliamo perché è un buon momento per toccare con mano l'intelligenza artificiale, no? Perché noi ve la raccontiamo attraverso un microfono, attraverso una videocamera, attraverso dei momenti online, almeno per il momento. Però ecco, se siete dalle parti di Milano fateci un salto, perché sarà sicuramente davvero una bella esperienza. E se hai voglia di una birra, Pasquale, ci spostiamo su un altro argomento, c'è un robot che riesce a portartelo direttamente davanti ai tuoi piedi mentre sei lì sdraiato e arriva questo robottino con una birra fresca, ma per avere questo robottino dovrai vincerlo. Dovrei vincerlo, è vero, e questa è un'iniziativa di Heineken, che di questi tempi di birre fresche, secondo Ne sta me, ne vendendo, sta vendendo non ha tantissime. bisogno di noi per Ma vendere, no, questo ma ci mancherebbe, ci qua. mancherebbe. Però è bello, ecco, ci ha messo un po' di aria, ecco, giusto per Sì. tenere lo zampino anche in questo mondo, e ha creato questo robottino, sì, che ti porta la birra fresca quando la desideri. Allora puoi usare un telecomando, puoi dire semplicemente "Ehi Heineken bot, rotoliamo" e lui arriva con una bella birra, ti apre il cofano e tu prendi la tua bella birra fresca. Dovrai vincerlo però e dovrai essere negli Stati Uniti, quindi insomma in Italia è soltanto una buona idea, insomma, che stiamo passando a voi imprenditori e manager, perché magari insomma vi fate girare qualche idea nella testa, no? Beh sì, però ci sono tanti ascoltatori Ah anche negli Stati Uniti, quindi dai, è vero, sì, magari c'è qualcuno da certo. quelle parti. Noi dai report più o meno mensili ci rendiamo conto che siete un po' dappertutto, e ogni volta ci sorprendete. Ricordiamo sempre e salutiamo i nostri amici della Colombia, dall'India, È e c'è anche vero, qualcuno dagli Stati è vero. E Uniti. allora prendiamo così, così, giusto per vedere nell'ultimo periodo Guarda, quali sono guarda, gli stati. guarda Guarda qui, quanti, guarda quanti. allora salutiamo gli amici dell'India, della Svizzera, quanti svizzeri, che è successo? La Colombia, la Germania, la Francia, il Brasile, gli Stati Uniti, l'Austria. Insomma, sembra un campionato europeo Sembra un questo. mondiale, un Mondiale. mondiale, un C'è anche la mondiale. Giamaica, pensate che li Dai, non ci facciamo credo, ai incredibile. giamaicani. Va bene, quindi insomma un saluto a tutti gli amici che vi iscrivete anche al nostro gruppo e stiamo per lanciare delle cose nuove, tutte belle, insomma, quindi seguite, state attenti lì perché insomma ci saranno tante cose nuove da raccontarvi. Sì, quest'anno sarà difficile andare in ferie. E allora vi salutiamo, ci risentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata del nostro podcast. Ciao! Bye bye!